L'insonnia senza dubbio rappresenta una delle problematiche più gravi e alle volte invalidanti nell'ambito del benessere mentale e fisico. Non è solo un disturbo in sé, ma è anche un sintomo che si intreccia con numerose altre condizioni psicopatologiche e anche fisiche. Nella sua forma primaria si manifesta indipendentemente da altre patologie, ma la sua prevalenza aumenta esponenzialmente quando consideriamo disturbi come la depressione, l'ansia e anche alcune neurodivergenze come la ADHD. L'insonnia è sempre e comunque un segnale di allarme, una specie di spia che si accende sul cruscotto della nostra salute e che indica uno squilibrio nel sistema psicofisico dell'individuo. Ma non solo, molte persone non sanno che un sonno alterato o ridotto può rendere difficile il miglioramento di molte altre patologie, sia fisiche che mentali. Molte terapie e percorsi di cura peggiorano se si dorme male. Abbiamo molti dati al riguardo. In Italia i dati più recenti confermano l'idea che l'insonnia sia un problema diffuso e in crescita. Secondo uno studio epidemiologico condotto dall'Istituto Superiore di Sanità, nel 2022 quasi il 30% della popolazione italiana ha riferito di soffrire di insonnia cronica o episodica, magari in alcuni periodi dell'anno. Non so se vi rendete conto che stiamo parlando di quasi 18 milioni di persone. Questo dato poi si allinea con quello di altre ricerche condotte a livello internazionale che stimano che circa un terzo della popolazione mondiale soffra di insonnia in un dato momento della vita. Un terzo, siamo circa 8 miliardi di persone sul pianeta, per cui parliamo di circa 2,6 miliardi di persone. Un altro aspetto interessante, sempre italiano, emerso da ricerche più recenti come quella del Centro di Medicina del Sonno dell'Università di Bologna, è la correlazione tra insonnia e patologie psichiatriche. Circa il 90% dei pazienti con depressione maggiore, ad esempio, riferisce di avere disturbi del sonno, spesso con difficoltà sia nell'addormentarsi che nel mantenere il sonno. Anche per i disturbi d'ansia la prevalenza dell'insonnia è altissima, con numeri simili. L'insonnia dunque non solo rappresenta una sfida per la salute mentale in termini di qualità di vita, ma è anche uno dei fattori che possono peggiorare e aggravare altre condizioni psicopatologiche. Inoltre, è importante sapere che l'insonnia ha conseguenze significative non solo sulla salute mentale, ma anche su quella fisica. Uno dei legami più evidenti è, ad esempio, con l'obesità. La privazione di sonno altera i livelli di ormoni come la leptina e la grelina, responsabili del controllo dell'appetito, portando a un aumento della fame, ad esempio, e craving per zuccheri e cibi ultraprocessati. Inoltre, la mancanza cronica di sonno compromette il metabolismo e la capacità del corpo di regolare la glicemia, aumentando in questo modo il rischio di sviluppare diabete di tipo 2. Che è una vera e propria epidemia mondiale. Ma non solo, c'è di più. Sul piano immunitario l'insonnia indebolisce le difese dell'organismo alterando la produzione di molte citochine, sostanze che aiutano a combattere infezioni e infiammazioni, ma che se vanno fuori controllo possono contribuire ad una condizione di infiammazione cronica di basso grado, che predispone a molte patologie. Infine, la privazione di sonno è stata associata anche a un maggior rischio di patologie cardiovascolari, come ipertensione e malattie coronariche, poiché influisce negativamente sul sistema cardiovascolare direttamente, aumentando ad esempio la pressione sanguigna e favorendo nuovamente infiammazione cronica. In sintesi, l'insonnia non solo compromette il benessere psicologico, ma scatena tutta una serie di effetti a cascata che mettono a rischio l'intero organismo, rendendo fondamentale il suo trattamento per prevenire condizioni fisiche gravi. Negli ultimi anni, poi, la pandemia ha ulteriormente esacerbato il problema. Uno studio del 2023, pubblicato sul famoso periodico Rivista di Psichiatria, ha evidenziato come l'isolamento sociale, l'incertezza economica e la paura per la salute abbiano contribuito a un aumento significativo dell'insonnia, con un incremento del 40% dei casi rispetto al periodo pre-pandemico.
Questo per ragioni connesse ovviamente con l'aumentare dei disturbi dell'adattamento in relazione a trauma e stress. Insomma, l'insonnia sembra essere davvero uno dei primi problemi di salute mentale da affrontare, non solo per la sua incidenza, ma anche per le sue conseguenze a catena su tutte le altre patologie. In pratica, se non verrà affrontata al più presto, l'insonnia vi porterà a pagare senz'altro molte altre conseguenze. Ma a questo punto, alla luce di tutte queste informazioni, se hai problemi con il sonno e ti interessa dormire meglio, ho una buona, un'ottima notizia da darti. Ho collaborato con un progetto innovativo per creare una soluzione completa per il sonno e questa soluzione è composta da tre elementi importanti. Io e il mio amico, socio, collega, il dottor Gennaro Romagnoli, ci siamo occupati di due di questi elementi, creando così una masterclass, una sorta di psicoeducazione molto intensa e molto efficace che ti mostrerà abitudini semplici e scientifiche per dormire meglio. E in più abbiamo anche creato una collezione di sleep sounds, che sono delle tracce sonore progettate appositamente per lasciare andare i pensieri e addormentarti serenamente. Se vuoi saperne di più, clicca il link che trovi qui di lato da qualche parte oppure giù in descrizione.